Ciao, siamo Vale. Orri. Oggi vi faccio un risotto con rapa rossa a modo mio. Ingredienti per risotto con rapa rossa: 320 g di riso carnaroli, 200 g di rapa rossa cotta a vapore, brodo vegetale, 100 g di gorgonzola dolce, 100 g di burro, 100 g di parmigiano reggiano, 80 ml di latte, un bicchiere di vino bianco secco, una fetta di limone e sale grosso. Ho tagliato il burro a dadini, ora lo metto in frigo perché ci serve freddo per mantecare il risotto. Ho tagliato la rapa rossa, ho tolto la pellicina, l'ho tagliata a dadini, ora la frullo. Metto un goccino di acqua. Ora ho terminato di frullare la rapa rossa, è una cremina, deve essere una crema. Ora la metto in frigo anche lei. A bagnomaria sciolgo il gorgonzola con il latte. Deve diventare una cremina. La crema di gorgonzola è pronta. La metto da parte per la finitura. Spengo, ci vediamo dopo. Proseguo a tostare il riso, senza condimento, senza niente. Facciamo un minuto, un minuto e mezzo, sempre girando. Il riso è tostato, metto il vino bianco. Lo facciamo sfumare bene. Il vino è sfumato, metto il brodo. Sempre poco per volta anche il brodo, come fare un risotto normale. Io lo faccio cuocere 12-13 minuti circa. Poi vedete voi in base ai vostri gusti, alla cottura del riso che più vi piace. Sono a metà cottura del risotto. Nella rapa rossa ho messo un pizzico di sale. Ora metto la rapa rossa nel risotto. Giriamo bene il tutto e metto qualche goccia di limone. Un pizzico di sale, sale grosso, e giriamo bene il tutto ancora e finisco la cottura del risotto. Il riso è cotto, ora spengo la fiamma e manteco con il burro freddo e il parmigiano reggiano. Manteniamo bene il tutto e ci vediamo dopo che ho impiattato. Grazie. La crema di gorgonzola l'ho messa in un contenitore per distribuirla meglio. Questo è il risotto con rapa rossa, fatto a modo mio. Buon appetito! Vi è piaciuto il risotto con rapa rossa? Se vi è piaciuto, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Mettete il like, condividete e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella per non perdervi gli aggiornamenti sulle prossime ricette. Ciao e buon appetito! Ciao, alla prossima!